Dall'inizio del 2012 i dati sulla violenza contro le donne sono allarmanti e si registrano soprattutto in ambito familiare o sentimentale. Gli autori infatti sono per lo più mariti, fidanzati ed ex partner, ma il fenomeno si ripercuote con effetti devastanti anche sui bambini. Al Maschio Angioino il tema è stato oggetto di un convegno su adultocentrismo e separazioni conflittuali organizzato dal Comune. Questa volta il tema è un tema molto più specifico ed è diviso in tre parti. Una parte che riguarda appunto la violenza, una parte che riguarda la mancanza di lavoro delle donne e una parte che riguarda viceversa l'aspetto giuridico di entrambe le cose. L'evento si inserisce nella campagna di sensibilizzazione che la piattaforma Lavori in Corsa ha promosso nel 2009 per il 30° anniversario della Convenzione ONU contro ogni forma di discriminazione femminile. Protagonisti un gruppo di associazioni impegnate nella promozione dell'uguaglianza di genere e per la tutela dei diritti delle donne in tutto il mondo. Al centro del dibattito, con psicologi ed avvocati, le problematiche dell'affido condiviso e l'applicazione della PAS, sindrome di alienazione parentale. Qui in Italia, proprio partendo dalle raccomandazioni dell'ONU, è stata fatta un mese fa la convenzione No More, che è una convenzione complessa rispetto a quello che si può fare contro la violenza sulle donne e che al suo interno ha proprio un punto in cui si chiede prima di tutto il non riconoscimento ormai ufficiale e l'uscita totale della PAS nei tribunali, che invece viene ancora usata in molte CTU dagli psicologi e dagli psichiatri, e anche che sia dato l'affido esclusivo al genitore non violento in casi di violenza domestica, che sono due punti appunto importanti della convenzione stessa. Sull'argomento è intervenuta anche Sonia Vaccaro, estensore in Spagna della legge ritenuta in Europa tra le più avanzate contro i soprusi e le violenze sulle donne. Penso che si deve non rispettare le convenzioni internazionali anche delle donne e anche dei bambini. Con quello che abbiamo vissuto e quello che è solo un caso, ma succedono tantissimi casi allo stesso, solo che non si filmano, non sta in questo momento rispettato.